Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke, il nono se non erro, non mi ricordo. Detto ciò ragazzi, nello scorso episodio molto brevemente abbiamo sconfitto l'incredibile, il fortissimo capopalestra Cipolla e siamo riusciti, diciamo, a svelare i piani, anche se ce li hanno rivelati loro, del culto della perfezione, ossia catturare i Pokémon leggendari di Unima, Kyurem, Reshiram e Zekrom. Reshiram è stato risvegliato, Zekrom sarà sicuramente in procinto di farlo più avanti nella trama e ragazzi, ora vi starete chiedendo: Creepy, perché non ti vai a buttare da un balcone? Perché sei qua dentro? Smetti di drogarti. E invece no, signori, perché oggi andremo a fare, o meglio, vedrò se varrà la pena fare questa particolare, chiamiamola, quest secondaria. Praticamente dobbiamo partecipare, me la ricordo anche questa, dobbiamo partecipare a una sorta di programma televisivo. Attenzione, incredibile, quello del Pokéathlon. Questo ragazzo sembra essere un allenatore, ok. Dobbiamo praticamente partecipare a sto programma televisivo in cui dobbiamo catturare un Pokémon selvatico qua dentro. Il Pokémon selvatico dovrebbe, in linea di massima, rimanerci. Ha parlato di un Axew per caso? Ma se tipo io me ne fregassi e ne catturassi uno a Muzzo. A parte che io non so se ho le Pokémon. Speriamo di non trovare Gesù bambino. Vediamo, ma se ne trovo uno a caso devo proprio andare dal merda. Cioè, devo andare dallo stronzo, devo trovarlo. Dove cazzo sei? Vieni fuori, uomo. Vaffanculo, allora c'è la madre troia. Eh no, perché normalmente non si trovano, mi sa. Dai, tua sorella lemure, dove cazzo sei? Dove sei? Dove cazzo ti trovo? Cioè, questo è il bello. Ma porca puttana, ma stiamo scherzando? Ma dov'è? Oh Gesù Cristo. Allora. Oh sì sì! No. Sì! Preso! Dai, chi sei? Dimmi che sei randomizzato! No, non tu che sei bruttissimo! Non tu, sei bruttissimo, neanche tua madre t'ha voluto quando sei nato. Mamma mia che brutto che sei. Allora vabbè raga, prendiamolo, proviamoci, voglio morire. Gli ho fatto uno Psybeam, ah sì, hai imparato Psybeam fuori parte, ho allenato un pochino i Pokémon. Ok, io provo a prenderlo, vai Friend Ball, sì, facciamocelo amico, un'altra femmina fra parentesi. Uno, due, tre. Grazie. Non so come tu possa apprezzare la compagnia di una persona che non ti cagherà di striscio per il resto dell'avventura, ma grazie. Pokémon mitosi. Come cazzo lo chiamo io questo? Pokémon mitosi è una cellula, è una cellula, quindi una parte del tutto, però è una femmina, e quindi come lo chiamo? Lo chiamo, non lo so, lo chiamo, come lo chiamo raga? Cioè come si fa a chiamare una cosa femmina del core? Paramecia. Io, raga, non lo so. Perdonatemi. Ok, perfetto. Yo, Creepy, ce l'hai fatta. Sì, che bella la vita. Torniamo indietro e scappiamo da questo posto. Andiamo avanti nel gioco, vi prego. Sì. Cosa fa? Ah, però. Non male. Ok, perfetto. Siamo fuori da qui. Bene, ragazzi, è finita questa quest. Volevo solo farvela vedere e catturare un altro Pokémon. Siamo, credo, a 3 Pokémon nel box. Dovremmo essere Lumineon, Wooper Delta, che c'ha un tumore, e questo, quindi raga, sti cavoli. Spero solo che andando avanti nel gioco, quindi adesso, non debba prenderlo in culo a sangue ripetutamente e con ardore, perché altrimenti sarebbe un problema. Prima però curiamoci ragazzi e poi ci avviamo verso quella che penso sia una grotta. Perché? Perché sì. Perché c'è una grotta e quindi è una grotta, no? Che ragionamento. Ok, perfetto, eccoci qua dentro. Aspettate, Suntouch. Come ti chiami? No, voglio dire il nome intero. Exitway, ok, perfetto. Allora, io direi che posso catturare.
non lo so. Unknown. Chi si mette in squadra un unknown? Chi si mette in squadra un unknown? I morti viventi proprio. Oh Giuseppe, come lo chiamo poi un unknown, raga? Cioè, spiegatemi. Lo chiamo unknown Pokémon simbolo. Lo chiamo Yolone. Cioè, veramente, oggi la fantasia dei soprannomi, raga, è scandescente. Escandescente non penso esista come te. Percorso... Minchia, un'altra cattura, madonna. Però prima, raga, un po' di hype, come nostro solito, affrontiamo un po' di allenatori. Se no, raga, tutte catture così di fila, poi, cioè, io vi capisco se vi disiscrivete. Psybe, muori, no, Headbutt, tua sorella, grazie, ok, perfetto, ci siamo capiti. Sono tutti... Dio! Sono tutti a livello 26 i miei Pokémon. E... boh, Etna, direi che teoria, mossa di tipo ghiaccio, Kyurem. Tra l'altro non sapevo che i campeggisti fossero del culto della perfezione. Non va bene tutto ciò. Non va bene. Cavolo, io c'ho le mosse di folletto. Ma perché non mi sveglio? Dragon. Però se sbaglio. Se mi sclicco. Oh Gesù. Allora, calma. Non sta per nulla. Questa parte inizia decisamente male. Dragon Rage. Dovrei reggerne un altro. Reggere un altro. Grazie. No, grazie, veramente. Cioè, non lo so, vuoi boostarti qualcos'altro? Attenzione, questo qua, tra l'altro, si chiamava Joey, raga. Proprio è lui, il Gennaro di quartiere. Perché Gennaro Bull è l'eroe di cui Torrent ha bisogno... è l'eroe che merita, ma non quello di cui ha bisogno. Luke, ciao! Benvenuto! Ha parlato di un Lucario. Luke, spiegami queste cose. Pucina, attenzione, minchia, raga. Se c'è un'altra reference a Rocket, io mi metto a ridere come un panda svenuto. Come ridono i... Shuppet, no, ok, perfetto. Non ci sono references a Luke, proprio. Vediamo di Shadow Sneak. No, tua sorella Shadow Sneak. Ok, perfetto. Vedi di morire per piacere... Sì, ma, ah già, è vero che il coleottero sullo spettro, raga, io sto impazzendo. Via, vediamo l'ultimo Pokémon che ha Rocket. Un Garchomp, o Garcomp, come direbbe qualcuno. Sandstorm, ok, perfetto. No, quell'abilità maledetta di cui non so neanche il nome. Ti odio. Come si chiama, raga? Tipo una roba... Sabbia velo, raga, è una delle abilità più noiose della storia. Lui si, praticamente, cioè, con la sabbia gli diminuisce cioè, gli aumenta l'illusione. Cioè, perché? Ma perché con te sì e con me no? Ma cosa ho di sbagliato io? Muori. Oh, ok, grazie, perfetto. Così si ragiona. Ora, siamo a 7 minuti, livello 27 per armi, raga, che io non lo so. Avrà anche la natura di merda, però evidentemente, non lo so, è fatto di acidi. Perché, raga, lo adoro, cioè, è fortissimo, apre qualsiasi cosa. Quello è una Mega Ball, però prima cattura. Oddio! Ma non lo catturo mai! Ok! Va bene così. Gravità, sì, perché è grave averti trovato, perché non ti prendo più. Ok! Così, dal nulla, out of nowhere proprio. Allora, fermi, vediamo un attimino di indebolirlo. Io cosa posso fare un Pokémon del genere per... non nulla in realtà posso fargli. Allora, mandiamo Ipno, addormentiamolo. Ok, non avevo considerato una cosa effettivamente. Arceus è forte e quindi potrebbe aprirmi il culo. Aspettate, calma, no. Calma. Dov'è Armin? Ok, Armin, tu puoi reggere le mosse di tipo buio, quindi tu vai in campo. Allora, raga, non succede, ma se lo catturo, voglio 300 like. Io qua l'ho detto, se lo catturo, voglio 300 like. Minchia, mi stavo già vedendo i pollicioni volare fuori dalla finestra, vi giuro. Ok, dai, piglialo, io me la sento. Uno, due, tre! No, raga, non ci credo! Con le... No, e mo? Che sbatti! Gli tiro una friend ball, raga, perché Dio è nostro amico! Dio è nostro amico! Sì, le palle quadrate. Allora, fermi.
Ok, raga, questa cattura qua potrebbe essere una cattura allucinante che potrebbe entrare nella storia della vita. Allora, fermi. Devo rivitalizzare, cioè sì, praticamente un rivitalizzare. Devo rimettere in piedi praticamente Ono. Mandarlo in campo, addormentarlo e poi provare a fargli un buco in testa a furia di tirargli Mega Ball sul cranio. Perché altrimenti non lo si prende più. Tra l'altro sto registrando lo stesso giorno dello scorso episodio. Se, per chi se lo stesse chiedendo, no, non è che non mi lavo. Funziona così da me. Una Pokéball. Così. Proprio... Mua. Perfetto. Qualcuno non se l'aspettava per caso. Allora, Great Ball. Vediamo se faccio un altro miracolo. Uno, due, tre. No. Raga, però... Cioè, veramente, la sto sentendo. Non so come, ma la sto sentendo. Uno. Non va bene, non mi piace. Però, raga, io ci voglio provare perché ci sono andato troppo vicino. Uno, due. No. Non ci... No, veramente, raga, se ce la faccio. Se ce la faccio. Io non... Io chiudo... Cioè, chiudo ogni contatto col mondo esterno e mi metto a pregare il divino. Il vero divino, però, il Farfetch dal Porro d'Oro. Dai, ti prego. Uno, due, tre. No, l'avevo preso. Era entrato. Era dentro. Mannaggia tuo figlio. Uno, due, no. No, dai che... Minchia, no, mi sto mettendo a piangere. E forse farei bene perché mi sta per ammazzare. No, dai, non posso... Cioè, adesso devo anche per forza prenderlo perché sennò me ne vado col pensiero di aver sprecato chili di Mega Ball e di Pokéball. Grazie, Ipno, grazie. Ci manchi solo tu, guarda. Ho 5 Great Ball. Ho 5 Great Ball e un episodio per catturarlo. Uno. Sto cominciando a perdere le speranze, raga. Sto cominciando a perderle. Uno. Vabbè, era difficile. Era difficile, va ammesso. Era difficile. Uno. No. No, raga, non ce la si fa. Ultime due Great Ball a sto punto, raga. Proviamo il tutto per tutto. Cerchiamo il miracolo. Uno. Due. L'ultima. Io, raga, ci ho sperato. Addormentiamolo e tentiamo il miracolo. Aspettate, prima curiamo Ipno. Addormentiamolo e tentiamo l'ultima. Però, raga, vabbè. Cioè, era anche abbastanza scontato. Però, cavolo, sarebbe stato spettacolare. Dai, entraci però. Cioè, addormentati. Ok. Non so cosa dire. Proviamo. Uno. Due. Non ci credo. Stavo già pensando al colpaccio. Muori. Avevo già immaginato il miracolo. Ci sono rimasto quasi male, raga, veramente. Merda. Speriamo che non ci siano altre catture sul percorso, perché io altrimenti non ho Pokéball. Cioè, dovrei tagliare e tornare indietro, però... Penso che ci sia stata una caverna e un coso. In teoria non penso che mettano altri percorsi o grotte strane in mezzo. Frattempo muori. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete visto, ma i livelli sono aumentati a dismisura. Quell'Arceus lì mi rimarrà sempre qua, sul Gargarozzo proprio. Che peccato. Ok, ma andiamo qui, raga, che chissà perché oggi non ho ancora combattuto. Sarò sincero, avevo letto Lilligant. Sarò molto sincero con voi, ho sbagliato a leggere. Chip away, cos'è? Ok, forse non ho considerato che comunque anche se è un Larvitar, cioè può uccidermi lo stesso. Oh, famo questa cosa qua. Raga, devo stare attento, io me lo sento. Sapete come mi muore il primo Pokémon? Io qua ve lo dico. Il primo Pokémon mi muore perché sbaglio a dare la pozione. Segnatevela, perché succede. Tra l'altro volevo anche dirvi che il Rocket, quel gran pezzo di infame, mi ha previsto come finirà la serie. Noi sappiamo tutti com'è la situazione in casa Liuke, no? Lui è il profeta. Volevi Awakening. Ragazzi, Liuke ha detto che mi rimarrà solo Furfru. Farò una cattura di merda nel percorso dopo e perderò. Quindi, raga, non lo so. Download.
E guardalo, Etna ha vita 15. Perfetto. Allora, fermi. Devo assolutamente rivitalizzare Etna, se no qua non la vinco neanche per sbaglio. Ok, perfetto. Magneto, sì. Oddio, minchia quanto mi ha fatto. Però, raga, ma bombagnete proprio letteralmente una calamita che vola, raga. Ok, guarda che... Abbiamo finito di crittare. Guarda che roba. Ma schiatta, mi sta aprendo. A parte che aveva l'attacco bussato e effettivamente non l'avevo preso in considerazione. Però, cavolo. Allora, l'Iron, no, fermi. No, mandiamo Serena, no. Perché questo qua mi sento una mossa di terra che mi apre. Guarda. Un altro critical. Abbiamo finito di fare critical insulsi. Muori. Non aver vigore. Guarda che roba. Roar. Lol. Complimenti. Grande scelta. Posso ucciderti con Peck. Mi sento potente. Ok. Ho rischiato nello stesso turno di perdere due Pokémon. Questa mi è piaciuta. Shistor, merda. Posso mandare Etna e curarlo. Ok, raga, la situazione si sta facendo pessima. Per il prossimo episodio devo decisamente allenarmi. Devo decisamente allenarmi, perché queste qua sono difficoltà non da sottovalutare, purtroppo. Flame Burst, questo qua dovrebbe morire. Ok, perfetto. Per fortuna, raga, che abbiamo dei Pokémon, un team molto equilibrato a livello di typing. Quindi questo ci aiuta davvero tanto. Allora, tra l'altro io non so effettivamente la mappa della regione. Cioè, non so dove devo andare. Veramente. Ok, allora, vediamo di proseguire. Scienziata, buongiorno. Mi studi un attimo come vincere, insomma. Binacle. Salito. Lo fa flinciare. È partito. Ok, basta, non ha finito. Però, incredibile. Anche con Bite, raga, sì, ha imparato anche Bite. Ha flinciato. No, non faccio incazzate. Ok, no, raga, cioè, veramente. Veramente, questo Pokémon qua non è legale. Cioè, non è legale. Cioè, mani, mi trovo la polizia sotto casa, mi devono arrestare. Ha crittato. L'ha fatto veramente. Ha missato. Non crittare. Ok. Figa. Interessante tutto ciò. Proviamo a fare questa cosa. Ok, no, fermi, devo switchare. Non ho più pozioni, ne ho usate un po' troppo per quell'Arceus. Allora, mandiamo Armin. Però, raga, ce l'avete visto, io veramente. Non so più cosa dire. È una leggenda. Una leggenda vera e propria. Ti odio come non ho mai fatto con nessuno. Allora, non voglio morire per colpa di un Plusle. Gentilmente. Quindi, oh no, vai tu per piacere. Electroball, Regilo, dovresti essere in grado. Ok. Non crittare, t'ho detto di non crittare. Tu cosa hai fatto? Hai fottuto crittato. La situazione è pessima, quindi alla fine di questa battaglia io andrò a curarmi. Godo come un muflone. Muori. Ok, grazie. Oh Gesù, allora, fermi, fatemi controllare una cosa sul Pokégear. Quanto manca la città? Siamo quasi arrivati. No, non siamo neanche partiti. Stai scherzando? Ah no, c'è Match Town. Ok, fermi, allora, facciamo una cosa. Senza... No, è mica godosso. Taglio e vado al centro Pokémon. Ah raga, nel mente ho trovato sta roba. Non so veramente... Chi sei? Buongiorno. Sì? Cosa? Il tuo... No, raga, non ci penso nemmeno. No, raga, Armin rimane con noi. Ok, figo, ci avrebbe dato il Delta Scyther per un Pokémon di tipo acciaio che noi non abbiamo in questo momento. No, decisamente no. Vabbè, raga, vado al centro Pokémon. Che cazzo sei? Ma chi cazzo sei? Raga, boh, gente a caso. Ok ragazzi, rieccoci qua, vieni qua Vecetta. Ok, abbiamo un bosco che penso sia anche una città. Litlio, ok. Abbiamo il bosco che penso in realtà. No raga, cioè a me viene da ridere veramente. Non so veramente cosa fare. Sicuramente una stronzata sto per fare. No, Odor Sleut dovrebbe, che non si pronuncia mai così, dovrebbe essere una cosa come Segugio, se non sbaglio. E nulla, siamo quasi arrivati alla città. Però io, raga, non voglio, in sto gioco io non voglio rischiare.
Perché so come va a finire poi se rischio. Va a finire che spreco le Pokéball con Arceus e poi lo prendo in quel posto. Quindi evitiamo queste cose. Siamo arrivati a Mecha City, la città dei cyborg. Che cazzo è quella merda? Ah, sarà una pensione, giustamente. Ok, potevo risparmiarmela quella gita al centro Pokémon di Sun-Touched City. Ma sti cavoli, insomma. Chi cazzo sei? No, Nora, dovevi star ferma. Che cosa stai facendo? Sono io, Nora. Finalmente siamo arrivati a Mecha City. Adoro questo posto. Ero solita vivere qui, in realtà. Volevo incontrarti e parlarti di qualcosa. Ma prima, che ne pensi di una battaglia? Io perché? Perché io sono coglione? Talonflame al livello 28! Stiamo scherzando! Qua perdo il Pokémon, raga. Dovevo aspettare. Io sono un babbo di merda. Mi ha bruciato. Allora, mandiamo Serena. Minchia, raga, se riesco a reggere anche a sto giro, mi sento potente. Mi alleno. Ok? Mi alleno tantissimo. Colpisciti da solo per una volta. Rust cosa vuol dire? Trespolo. La mossa degli infami la chiamavano. Ok, vai giù, perfetto. Raga, dovevo stoppare l'episodio. Cretino me che devo andare in giro ad esplorare le città. Comunque, ragazzi, la città in generale la esploreremo fuori parte. Questo è a livello 30. Cazzo, però mi è diminuita la velocità. Se mi supera in velocità è un casino. Questo è un problema. Proviamo a mandare Armin, raga. Perché può reggere attacchi fisici volendo, ok. Sì, però io non ho pensato a una cosa. Cioè che non gli faccio un cazzo con le altre mosse. L'ho avvelenato, godo. Che culo. Che culo allucinante, raga. Cosa vuole imparare? Bug Buzz. Ma sono è fisica. Cioè è speciale, io sono fisico. Preferisco di no. Livello 27 per Serena, Dragon Tail. No, non gliela insegno. Frost, minchia, ma perché non gli randomizza con uno Spiupa? Perché non con uno Spiupa e mi dai Frostlass? Oh, questo qua non dovrebbe essere eccessivamente problematico. Un Flame Burst dovrebbe quasi andare giù, quasi, appunto. Astonishing, Clear Smog. Cazzo, qua ho fatto una stronzata io. Il problema è che mi diminuiscono la velocità, raga. Se mi outspeedano è finita. Veramente. Ok, Bibarel, minchia, se mi butta giù Bibarel mi metto a piangere sangue. Piango sangue, poi ci piscio anche sopra il sangue che ho pianto. Mega Drain. Sei fermo? Headbutt, aia, questo stab, ok. Mega Drain, giù, perfetto, rimane l'ultimo, raga. Randomizzamelo bene, gioco. Te lo chiedo, guarda, col cuore. Grazie, gioco. Grazie. Ok, tra l'altro adesso Nora ci deve parlare, penso, di una cosa che io non avrò tempo di leggere perché dobbiamo concludere l'episodio, anche perché tra un po' devo andare a Magna. Allora, vediamo un po'. Wow, è stato incredibile. Penso che la profezia... sto cominciando a convincermi che la profezia sia su di te e non su di me. Ok. Devo parlare a Damien. Gli ho detto... sembra affidabile, quindi gli ho detto di sale BMU, ma non penso che... non penso di avergli spiegato tutto quello che è importante. Ah, non penso di avergli spiegato così bene quanto sia importante per lui di stare zitto e di non dire nulla. Potresti farlo per me? Ok, perfetto, dobbiamo andare a cercare Damien. Ma lo faremo, ragazzi, nel prossimo episodio, per il quale mi allenerò come un pazzo, perché altrimenti non ce la si fa, raga. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. È stato veramente pieno di eventi, pieno di bestemmie celate e niente. Quindi... nulla, lasciate like, iscrivetevi, commentate, io sono spossato da questo video. Premete la campanella, passate dai social e noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video.